Ciao. Chiudiamo questa finestra e andiamo subito ad aprire internet. Però andiamo su Google. Vediamo la prima pagina di Google. Dovrebbe aprirsi cliccando sulla casetta questa qua. Però manco si apre. Chiudiamo. Chiudiamo se si chiude. Bollendo, dai, Chrome non risponde. Chiudi. Ok, perfetto, ha chiuso. E ora ritorniamo ad aprire cliccando sempre su Chrome. Andiamo ad aprire la pagina di Google. Visto che non esce, scriviamo google.it. eccola qua, la pagina di Google. Andiamo e cerchiamo un sito che si chiama un sito che fa il comparatore di prezzi, si chiama Pago Meno, dovrebbe uscire, ecco. Clicchiamo invio e attendiamo che esce il sito. La ricerca che abbiamo fatto, ecco qua, pagone distribuzione pagodimeno.com. questo non ci interessa, mi vorrei vedere se questo sito qua, Pago Meno, confronta prodotti e prezzi per i tuoi acquisti online. Clicchiamo, attendiamo che si apra la pagina pagomino.it. andiamo sulla pagina, aspettiamo che si apra la pagina. Si sta aprendo, ecco qua, in un momento, ma la pagina si apre. E dai, ecco qua, si è aperta la pagina. Come vedi, possiamo cercare un po' di tutto: telefoni, GPS, computer e componenti, audio, video, foto, videocamere, case e giardini, giochi e altri, e le mie categorie preferite. Arrivo in Italia il comparatore di prezzi e prodotti ultra additional, confronto bene, scelgo meglio, pago meno. Ecco qua, se tu cerchi un prodotto, io adesso diciamo che vado a cercare un telefono e scrivo Samsung, premo invio e mi andrà a cercare tutto quello che trovo sui telefoni come telefoni Samsung, cioè tutto quello che è Samsung. E qua mi dice che ha trovato un po' di prodotti e ci sono anche i prezzi, e di qua mi dice che ha trovato Samsung TV LCD 664 prodotti, TV a LED 642, Smart TV 500, Smart TV Full HD video 324, Smart Monitor Rete Nazionale LED 74. Insomma, come negozi marchi Samsung ha trovato 3.464 prodotti. Però noi non possiamo andare a cercare dappertutto tutti i prodotti Samsung per trovare quello che vogliamo, quindi scriviamo anche cosa vogliamo. Samsung, scriviamo un telefono che mi sembra che esista, J5. Tu clicchi J5, automaticamente qua come prodotti mi dà tutto quello che è Samsung Galaxy J5. E qua vicino ci sono anche i prezzi. Ovviamente ogni prodotto di questo si trova su un altro sito, ma qui viene indicizzato tutti i siti, tutti i prodotti con tutti i prezzi. E io, per esempio, se voglio vedere, mi piace questo 169,50 Samsung J5 Duo, clicco sopra e si dovrebbe aprire direttamente il sito dove si trova questo telefono. Anzi, si è aperta ancora Pago Meno, si è aperta la scheda ancora di Pago Meno, quindi il telefono sta ancora su questo sito. Infatti fa vedere la comparazione, i negozi online che hanno questo prezzo, i negozi che vendono questo prodotto da 249,99. E abbiamo Amazon.it che lo vende a 169,50. Fai così e vai su visita il negozio.
Vai su visita il negozio, il browser ti reindirizza al nuovo negozio in una nuova finestra, almeno sul mio computer così è impostato, perché altrimenti può darsi che su qualche computer si apre la stessa finestra e quindi ti chiude la finestra di prima e te ne apre una nuova. A me invece apre una nuova finestra, che come vedi la vecchia finestra dove abbiamo cliccato sta ancora qua. È ancora questa qua e questa è la nuova finestra che si è aperta. Attendiamo che carica, che purtroppo da un computer un po' vecchio quindi ci vuole un po' di tempo. Comunque mi hai reindirizzato il sito di Amazon dove trovo il G5 a 201 euro. Vedo questa finestra, non mi interessa, la chiudo e ritorno sulla finestra dove stavo prima, che è questa. Però in questo momento vedo che il PC non me la visualizza, ma ecco qua che me l'ha visualizzata di nuovo. Voglio vedere un altro negozio che facciamo, che mi interessa. Chip Store a 196,99. Visita il negozio, clicchi. Come un'altra volta il browser ti rindirizza al nuovo negozio. Attendiamo che si apre, purtroppo questo computer è un po' lento, ce ne vuole uno nuovo al più presto, appena ci saranno i soldini per comprarlo, o magari se qualcuno ce lo regala a Natale, riusciremo ad andare più veloce con i nostri video, ma per il momento dobbiamo accontentarci. Ecco che arriva anche il caffè, se qualcuno ne vuole un po' può venire a casa mia a prenderlo. Io intanto lo prendo, mentre si carica la pagina. Che bello caffè sull'Annaplusan fu. Buono, buono. Bene, passiamo a vedere il sito. Passiamo a vedere il sito. Eccoci qua, Chip Store. Hanno avuto una bella fantasia, mi piace questo nome. Come vedi, sono andato su questo sito, in automatico mi è uscita questa finestra dove mi dice: ricevi sconti e omaggi tramite email, iscriviti. Ovviamente ti chiede di iscriverti alla newsletter, ma non ci dobbiamo iscrivere per forza, possiamo anche chiuderlo e non iscriverci. Quindi su questo sito noi vediamo il prezzo, vediamo tutto, possiamo decidere di aggiungere al carrello e comprare, ma a noi non interessa, abbiamo visto, non ci piace. Richiudiamo questa finestra e ritorniamo sempre sul sito Pago Meno e abbiamo altri negozi, altre opzioni, altre offerte. Diciamo che queste non ci interessano, ritorniamo alla home, clicchiamo qua su home. Ecco qua, e andiamo a cercare qualche altro prodotto. Facciamo che a noi interessa un gioco. Diciamo un gioco che magari si chiama, che ne so, adesso è Natale, FIFA. Per esempio, il gioco di calcio che si chiama FIFA. Io adesso non me ne intendo molto, ma so che esiste FIFA. E quindi mi dovrebbe trovare tutto ciò che collegata alla parola FIFA. Come vedi troviamo la Xbox One da 500 giga che costa 259 euro, magari non è ciò che stavamo cercando, però essendoci la parola FIFA l'ha trovata. FIFA 2017, gioco per PlayStation 4, insomma ci sono tutte le offerte. Abbiamo trovato tutto quello che è inerente alla parola FIFA, quindi in ogni caso noi qua dentro scriviamo ciò che cerchiamo e automaticamente il sito ci dà una lista di tutti i negozi con i migliori prezzi che lui ha nel suo database. Cos'è un database? Praticamente su questo sito i negozi si iscrivono e mettono i loro prezzi, poi il sito mette in ordine i prezzi più bassi, quindi chi va a fare una ricerca e cerca per esempio un telefono, per esempio un Samsung, un determinato Samsung, diciamo l'S7 per dirne uno,
ti mette in lista chi ha quel prodotto e a che prezzo. Chi lo vende 700, chi 800, chi 750, tu decidi ovviamente quale vuoi. Però il sito te li mostra tutti e in ordine ovviamente. Oppure puoi anche riordinarli tu in base a prezzo o in base alla data di inserimento, in base a ciò che vuoi, insomma. Facciamo uso dei cookie. Questa voce qua bisogna per forza accettarla, perché purtroppo i cookie sono dei programmini che tracciano i nostri PC e tracciano tutto quello che facciamo sul PC. Quindi servono a farci navigare meglio, anche se comunque poi la nostra privacy è un po' violata. Ad esempio, vogliamo cercare, oppure cerchiamo direttamente per categoria. A noi interessa i computer, per esempio, andiamo su computer e componenti, clicchiamo e si apre, sempre che ce la fai nel PC, tutto ciò che riguarda computer e componenti. Ad esempio, che vogliamo cercare? Disco rigido di memorizzazione, gli hard disk del computer o le schede di unità flash USB. Ecco qua, che vogliamo? Schede di memoria, per esempio, oppure unità disco rigido. Diciamo che io voglio in questo momento unità flash USB, voglio vedere i prezzi delle flash USB e voglio quelle tra 12 e 16 giga. Clicco. Attendiamo che, come vedi sulla rotella qua in alto, il programma sta lavorando, vedi che gira e sta caricando i dati. Ecco qua, ci sta caricando tutti i dati. Come vedi sta ancora caricando, però già visualizziamo una parte di ciò che è stato caricato. Sta caricando ancora, come vedi. Ecco qua, come vedi qua ha finito di caricare. Ok. E vediamo che, vediamo un po', vediamo i prezzi. Questa 54,19, il prezzo è ribassato. Quando c'è questa freccia significa che il prezzo era più alto e quindi il prezzo si è abbassato, è da 256 GB e costa un determinato prezzo. Comunque da qua scegliamo il prezzo che più ci piace. Clicchiamo, vediamo, clicchiamo, per esempio, vediamo SanDisk, questa qua da 16 giga, 13, no, no, 13, che dico, 3,93 euro. Clicca e vediamo chi ha il negozio che ci offre. Ecco qua, ce l'abbiamo qua e abbiamo tutti i dettagli. Il prezzo va da 3,93 euro a 5,34 euro. Se vogliamo attivare un avviso per sapere il cambio di prezzo, clicchi su attivo avviso. Ecco qua, attivo avviso. Si deve aprire una nuova finestra, se ce la fa, ma fra poco la vedrò che si apre. Ecco qua, dentro inserisci l'indirizzo email, il tuo indirizzo, adesso ne metto uno così, chiocciola, diciamo libera.it, diciamo che questo è il mio indirizzo. Clicca su monitora. Indirizzo di posta elettronica è errato, perché l'indirizzo è errato. Se invece l'indirizzo è giusto, ecco qua, perché ce l'ho, non ho messo il punto monitora. Come vedi, il tuo avviso è stato creato, quindi ti arriva nella tua mail un messaggio che ti dice quando questo prodotto cambia di prezzo, e lo puoi fare per qualsiasi prodotto tu voglia tenere sotto controllo. Tipo, oppure ti può interessare un abbassamento di prezzo di quel prodotto. Se per esempio adesso ti interessasse questa penna che costa ora 5 euro e a te sembra troppo, magari metti un avviso, attivi un avviso che poi lui in email ti manda il prezzo ogni volta che il prezzo di questa penna si abbassa. Quindi puoi sapere quando il prezzo si è abbassato e magari comprarla. Ok, basta così, chiudiamo il video perché ti ho fatto vedere tutto quello che c'è su Pagomino. Sembra che non sia tanto difficile da poterlo usare. Ciao e buona giornata. Oh, non l'ho stoppato, che ho fatto? Che ho combinata, vediamo, devo stoppare questo video. Questo è attivo, stoppa.
No, di qua, ma che ha combinato? Non lo so, non l'ho chiuso. Mi pare di sì, vediamo un po'. Chiudi qua, apri questo, no, è a zero. Oggi ho fatto una registrata, fango. E come sono andato? Mi sono registrato. No, no, ma sto registrando. Ma che sto registrando, cavolo? Mannaggia, devo chiudere tutta la finestra perché non capisco cosa sto registrando. Chiudo questo e chiudo questo. Ok, sta ancora che si parli in dolore, che so. Non è che sto registrando così, va bene. Non lo so. Aro cazzo sta. Aro sta, tuba! Questo è l'audio, ci sta a palare. Non sarà. E come non ci registrato, ci ho fatto tutto il video e non ci registrato, cazzo in voice. Che te pozzo, ne fulmina, ma lo sto. Non ricordo, cazzo passano qua in davanti. Che ci registrato, tutto il tempo a registrare, non ci registrato. Non che sarà, proprio. Che ne dà, ce no, se volevi che registrato. Però a modo mi pare che non è registrato invece, mi ha fregato. Ci passo tutto in bacchiacchieria su lui. Putz passa in one davanti, fammi già registrare. Allora. Sta cagando cazzo. I murti mamma. Ah, ma tu mara da pezzi non mi ci metto più. Merda, avranno un gruppo di qualcosa, impossibile di trovare. Chiudo. Ok, impossibile di trovare. Anche su qua, nessuno. Miei, mi sembra una cosa, ma che è successo? C'è qualcosa che non va. Proprietà, c'è qualcosa che non cambia. Thank you.
Che fa? Ma perché sta rimbarando lì? Dovrebbe aprirsi cliccando sulla casetta. Però manco si apre. Si sta crescendo da sotto. Uai, annacci, mi è sciutato proprio.